Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, sono Marco Feliciani del direttivo ANPI di Niguarda e innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui, grazie ai nostri ospiti che sono Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico delle Nuove Destre, Luigi Mariani, avvocato della famiglia Tinelli, Renato Sarti del Teatro della Cooperativa, Danilo De Biasio, giornalista e ex direttore di Radio Popolare e Antonella D'Ambrosio, associazione familiari e amici di Fausto Iago. Siamo qui per presentare il libro di Saverio e di Luigi, L'assassino di Fausto Iaglio, quel maledetto 18 marzo 78, ore 10.57. Un libro testimonianza di quegli eventi, di quel, come hanno giustamente scritto nel libro, un delitto politico. Bene, io darei la parola a Renato che ci leggerà un breve... due pezzi del libro. Spazio il foglio perché così sono più grandi. Allora, è mostruoso, folle, feroce, impensabile e reale. Però chi ha sparato e più ancora chi gli ha armato la mano sapeva benissimo perché stava facendo e perché. Un comando di killer professionisti spara per uccidere due ragazzi che frequentano il centro sociale. Spara e uccide due giorni dopo il sequestro di Aldo Moro e la strage della sua scorta in via Fanni da parte delle Brigate Rosse. Spara e uccide in un paese col fiato sospeso, con le città militarizzate, mentre sta nascendo un governo di unità nazionale con il Partito Comunista in maggioranza. Chi uccide Fausto e Iaio mira a disfare, a innescare reazioni col controllo, a provocare rabbia e furore, a costruirsi alibi per leggi e provvedimenti speciali, a determinare uno stato di necessità che giustifichi la sospensione delle garanzie democratiche. Chi spara non ottiene quello che vuole, perché la reazione della città a quel doppio mostruoso assassino è come la reazione di una madre sconvolta dal dolore, ma che rifiuta di farsi accecare dalla rabbia. Quei funerali sono di disperazione, ma sono anche forte sentimento, sono coraggio e ragione, in un giorno in cui molti vorrebbero vendetta e altri ancora preferiscono nascondersi. Radio Popolare li organizza prendendosi una parte che molti sfuggono e li racconta in diretta. Quei funerali, credo, sono stati una delle ultime volte in cui ho visto il popolo. Ivan Berni, fondatore di Radio Popolare, da Fausto Iaio, 30 anni dopo. Questo primo brano che ho letto, secondo... L'intento di questo libro è quello di conservare la memoria storica di un contesto politico improntato alla violenza e alla sopraffazione che troncò la vita di due giovanissimi innocenti e rappresentò il tentativo di ferire la democrazia, destabilizzando l'istituzione per ottenere una legislazione di emergenza e con essa la sospensione delle garanzie costituzionali. Il tentativo non ebbe esito perché la città respinse la provocazione partecipando in massa al funerale delle vittime. Fausto e Iaio non devono essere due semplici nominativi di una targa toponomastica della nostra città, i giardini di Piazza Durante di Fausto e Iaio, ma il ricordo vivo e sempre attuale della tenuta democratica di Milano. Rimane un'ultima considerazione sull'archiviazione del processo. Il provvedimento del CIP ha sicuramente deluso e amareggiato quel popolo che aveva partecipato in massa ai funerali di Fausto e Iaio e aveva la legittima aspettativa che fosse resa giustizia ai due ragazzi e ai loro familiari. Va sottolineato tuttavia che, delusione a parte, il processo correva il rischio di concludersi con una sentenza assolutoria degli imputati, dato un castello accusatorio prevalentemente indiziario. In tale caso l'esito favorevole agli imputati avrebbe determinato la fine processuale della tragica vicenda perché, per un principio generale del diritto penale, l'imputato non può essere giudicato una seconda volta per il medesimo delitto. Purtroppo tale accadimento si è già verificato nel caso del processo per la strage di Piazza Fontana. Infatti, negli ultimi procedimenti a carico di Del Fontoni, Carlo Maria Marci ed altri, la Corte di Appello di Milano, nel pronunciare la sentenza di assoluzione degli imputati, ha amaramente rilevato e precisato che Franco Freda e Giovanni Ventura erano certamente fra i responsabili della strage, non più perseguibili perché assolti con sentenza passata in giudicato. Il decreto di archiviazione non impedisce di riaprire le indagini nel caso sopravvenissero nuove prove o un ripensamento di Pasquale De Sito o di altri disponibili a collaborare con la giustizia. Dunque, la ricerca della verità è solo sospesa in attesa che i giorni che verranno consentano di concludere una volta per sempre l'orrendo crimine di via Mancini. Ho detto con grande gioia questi due brani di
dei due autori. Dico solo una cosa che ho già detto altre volte, alcuni di voi l'avranno già sentito, e mi fa piacere ricordarle perché in qualche maniera racchiude, a parte le similitudini sui funerali rispetto a Piazza Fontana, anche a Piazza Fontana è stata la stessa cosa. Gli operai che arrivavano da Sesto arrivavano per dare il giusto omaggio doloroso alle vittime, ma controllavano anche sotto le macchine, nei cestini, nelle strade, presidiavano il territorio e direi la democrazia. Quella sera che succede il fatto, noi eravamo all'Operetta, non so chi di voi se lo ricorda, era un locale di Corso Ticinese ed era un posto dove io facevo un po' di burattini, mimo, c'era Alfio Stefani che suonava chitarra, Marco Stenta che suonava il pianoforte, cioè era un luogo di c'era Alfio faceva anche il mimo, sì, cioè era un luogo dove la sera si andava lì, ai tempi le norme non erano così restrittive dal punto di vista dello spettacolo, e senza SIAE, senza permessi, senza abilità, senza tutte queste robe qua, in quei locali si viveva in questa maniera. Ecco, quella notizia arrivò come un fulmine, se è ben chiaro, però non scardinò anche in quel caso lì la nostra volontà di gioire. Cioè io tengo conto di quegli anni che sono passati come gli anni di piombo, però nonostante il dramma, nonostante i funerali, quello che è successo quei giorni dopo, noi abbiamo mantenuto questa voglia di tenere fede a uno dei principi che erano di quegli anni lì, cioè di spazzare via un'Italia che arrivava dal ventennio ancora, diciamo così, clerico-fascista, no? E noi volevamo gioire, volevamo vivere, volevamo cambiare il mondo, volevamo amare, volevamo stare insieme, volevamo collaborare, volevamo fare teatro, musica, mimo, burattini, io a casa dei testoni in cartapesta, o i burattini, o i trampoli, ecco, quello era il nostro percorso, che era insieme sia di impegno politico, ma anche di gioia, voglia di vivere e cambiare l'Italia, che era decisamente vecchia, senza andare a parlare dell'ISIS o cose del genere. Ricordatevi, negli anni 40, 50, 60, in Italia, certe ancora zone d'Italia, le donne che avevano il loro ciclo non potevano andare a messa, no? Non è che mi sto inventando queste cose, per cui in quegli anni lì io ricordo sia gli aspetti tragici eccetera, ma come per Piazza Fontana il titolo più bello, non dico il libro, sicuramente il titolo più bello è La forza della democrazia, cioè quello di Corrado Stajan, che disse appunto Italia resse quell'impatto, così in questo caso qui io ribadisco che in quel caso, anche in questo caso qui, i vostri AIO non sono riusciti a distruggere tutto un mondo in cui noi comunque speravamo, e qualche cosa, perché non bisogna essere sempre pessimisti, e qualcosa ci siamo trascinati dietro, e qualcosa è rimasto, e questo paese è sicuramente migliorato. Adesso bisogna stare all'erta, perché i tempi sono sempre bui, si aspetta sempre qualcosa dietro l'angolo, per cui grazie del libro e buon lavoro. Io andrò via un pochino prima perché martedì faccio le gran, posso un attimo? Martedì facciamo il filo drammatico, uno spettacolo che si chiama Filax Angelos, Angelo Custode, ed è una specie di testamento fiume di un personaggio dislocato mentalmente che in un manicomio vive due personaggi, prima e donna, poi uomo, che però vuole in qualche maniera rappresentare le conseguenze intime, profonde e personali del boom economico, cioè cosa è cambiato a livello personale. Faccio il primo esempio: una volta il nostro paese era quello che aveva il maggior tasso di inattività in Europa, negli anni siamo diventati quello che è il più basso, e questo guardate che è un cambiamento terribile, perché prima c'è 5, 4, 6, 7 figli, con tutto il rispetto, muore uno, invece il figlio unico è il figlio della paura, lo proteggi fin fargli troppo del male addirittura, quindi questo è uno degli aspetti. Comunque un testo che cerca di riassumere la fine del millennio ai filodrammatici del 10 e 15 febbraio, aprile, con Massimiliano Loizzi. Grazie. Grazie. Sì, bene, allora io magari prima di dare la parola agli autori e all'avvocato vorrei sentire anche una testimonianza di Antonella D'Ambrosio dell'associazione Amici di Passo Diario, anche perché era compagna di classe di scuola di... Ah, sì. Allora, perché ti segnalzi in piedi? Provo a dare il microfono. Così anche le riprese televisive vengono meno. Aspetta che accendo l'ambaradà. Devi accendere anche il microfono. Prova? No. Prova. Va
verso l'alto, spingilo verso l'alto. Sì. Ok. Lo già. Vai. Prova. Adesso partirà. Si è valvola ancora. Okay. Lo so, so che ci vuole un po' di tempo. Il nostro stile. Siamo? Prova? Fin troppo. Fin troppo. Siamo. Vai. Allora. Buongiorno a tutti, sono Antonella D'Ambrosio, vi presento velocemente. Sono dell'Associazione Familiari e Amici di Fausto Iaio, faccio parte anche dell'AMPI sezione Martirini Guardesi e ho cominciato la mia avventura in questo mondo, diciamo, di Fausto Iaio il 18 marzo del 78 come compagna di classe di Fausto. Eravamo nello stesso liceo e proprio nella stessa classe, interessati anche a uno stesso progetto sperimentale a scuola. Allora, ci tengo un attimo a presentare la nostra associazione, anche se sicuramente tanti di voi la conoscono, perché è l'associazione che si fa anche carico dell'organizzazione degli anniversari del 18 marzo, l'ultimo è stato il 18 marzo scorso, il quarantennale, ed è stato anche per noi una grossa sorpresa, nel senso che c'è stata una partecipazione altissima e siamo stati molto, molto contenti. Sappiamo che comunque Fausto e Iaio sono nel cuore di tantissime persone. Forse il fatto di averlo fatto al chiuso invece che in via Mancinelli causa tempo non clemente ci ha dato la dimensione dell'affluenza proprio delle persone. Forse nella via ci si disperde di più, siamo rimasti proprio impressionati positivamente di questa cosa. Dopo 40 anni non è poco. L'associazione è nata nel 96, è nata da un gruppetto di familiari e dal gruppo delle mamme antifasciste, che era molto attivo allora, ed era nata nella prospettiva di un processo, per potersi, diciamo, supportare in caso di processo. Dopo l'archiviazione l'associazione si è data allo scopo di tutelare la memoria dei due ragazzi. E questo è stato fatto in svariati modi, sia alleandosi con altre associazioni, sia anche nel piccolo, diciamo, come supporto agli strati più deboli della società, ma soprattutto come opportunità di progetti anche culturali per i giovani. Quello di cui io mi occupo con più, diciamo, più volentieri è proprio l'informazione nelle scuole. Noi partecipiamo sia a livello di cogestione, quindi sia con degli incontri anche, diciamo, di 2 o 3 ore, ma anche come progetti che entrano proprio nella scuola, che coinvolgono quindi il corpo docente, che coinvolgono i ragazzi. Ed entriamo sia, diciamo, cerchiamo di entrare sempre in modo empatico. Quindi non ci presentiamo come i Matusalemme che arrivano lì e dicono ai nostri tempi, ma cerchiamo di far capire ai ragazzi che Fausto e Iaio erano esattamente come sono loro adesso, cioè avevano 17-18 anni, pensavano al loro futuro, credevano e speravano in un mondo migliore e avevano le stesse cose nel cuore che hanno loro. Ecco, questa è una cosa che funziona molto, perché i ragazzi a quel punto capiscono quanto sia stato grosso questo assassinio e quanto abbiano potuto fare del male chi li ha uccisi. Quindi niente, passando poi a questo tipo di impegno che abbiamo, vi posso dire che noi come associazione, anche se non siamo tantissimi, devo dire, ci troviamo abbastanza spesso e abbiamo anche parlato del libro di Mariani e di Ferrari e abbiamo trovato dei punti di incontro, parecchi punti di incontro con questo libro. Innanzitutto il valore della verità e della memoria, che è diciamo fondante sia per noi che per questa pubblicazione, e soprattutto la chiarezza con cui viene spiegata la situazione politica di allora, cioè ogni cosa, ogni passaggio non è lasciato al caso, viene spiegato in modo tale che le persone anche che non conoscono il periodo storico o che comunque ne hanno fatto parte in modo marginale, possono davvero capire, entrare nella situazione. Questa è una cosa che un po' ci mancava, perché effettivamente
noi che l'abbiamo vissuta sappiamo un po' come sono andate le cose, sappiamo quali sono le ipotesi eccetera, ma chi è un po' ai margini di questa storia ha bisogno di chiarirsi le idee. Questo libro assolutamente è molto chiaro, le chiarisce bene e i concetti espressi sono sostenuti da documentazione. Questa è una cosa che a noi piace molto perché diventano in questo modo come, permettetemi, certificate, ecco, quindi è molto importante. Hanno dato valore alla controinformazione e anche questo è sicuramente un fattore positivo ed è un libro che riteniamo sia veramente accessibile a tutti. E all'interno dell'associazione noi ci siamo domandati spesso chi è l'ombra nera di cui parlano loro. È una delle cose che ci domandiamo di più, poi se volete magari spiegare voi questa cosa, effettivamente chi è stato davvero dietro a questo assassinio? Perché è successo? Chi ha mosso la mano di chi ha sparato? Perché questo è veramente un grossissimo punto interrogativo. L'associazione ha sempre dato poco valore alla pista di Montenevoso, quindi si trova in accordo con gli autori. Ho letto questa frase presa dalla parte della controinformazione di due giornalisti di Radio Popolare, Poletti e Gai, in cui mi ritrovo in pieno. Dice: riconfermare l'impegno come parte della propria vita a chiarire chi e soprattutto per quale motivo avesse massacrato due giovani compagni. La mia è una storia personale che chiaramente è impregnata da questa vicenda. Io avevo 17 anni quando sono stati uccisi questi due ragazzi, quindi ero proprio un adolescente con tutti i miei sogni, la mia vita eccetera. Posso dire che io, come i miei compagni di classe, come gli amici eccetera, è come se in quel momento fossimo morti tutti. Abbiamo avuto bisogno di rinascere e c'è chi ha scelto di rinascere portandosi comunque a fianco Fausto e Iaio nella vita, nelle scelte e tutto quanto, chi si è allontanato, chi comunque in qualche modo cerca di ricordarli. È comunque stata una scelta di vita sicuramente. Io ho avuto la fortuna di stare molto vicino alla mamma di Fausto e di fare il percorso con lei e quindi di viverlo un po' anche da figlia, insomma. Mi sono resa conto che questa di Fausto Iaio è stato per me come una macchia d'olio. Più gli altri hanno cercato di assorbirle, più si è allargata. È stato un conoscere tante persone, un avvicinarmi comunque a un mondo che io ho amato e amo moltissimo. E quindi in un certo senso io sono grata a loro proprio perché ho preso una strada che è stata molto, molto piena per la mia vita. E insieme ai miei compagni di classe nel 2007 abbiamo ristrutturato il murales di Via Mancinelli, ci siamo ritrovate all'alba quasi dei 50 anni per ridare vita a un murales che avevamo fatto da giovani e che si era ormai deteriorato. Abbiamo lavorato con i nostri professori, insomma, diciamo che è una storia che per noi continua e sicuramente continuerà fino alla fine. Quello di cui io sono certa è che Fausto e Iaio sono nel cuore di tantissime persone e mi rendo conto che quando parlo anche con i giovani, tanti di loro, anche se non li conoscevano, magari vanno a casa, ne parlano e i genitori si ricordano e gli spiegano. Quindi diciamo che il passaggio generazionale può esserci, sta chiaramente a noi e allargare sempre di più questa macchia d'olio. Grazie. Grazie, allora anche a, non so neanche io se chiamarlo ricordo, è molto di più, è una testimonianza estremamente forte e io vorrei proprio provare a partire da questo dato, perché se siamo in tanti un bel sabato pomeriggio come questo, dove magari molti di noi avrebbero preferito andare, che ne so io, in un parco, è perché probabilmente c'è ancora qualcosa di molto forte che ci lega a Fausto Iaio. Partiamo però dal libro. Tra i meriti di questo libro, scritto a
due mani, da Saverio Ferrari e dall'avvocato Gigi Mariani, secondo me c'è il fatto che fanno chiarezza su una serie di punti che purtroppo ancora adesso aleggiano, e contemporaneamente segnalano i punti ancora oscuri che ci sono, malgrado, io non me li ricordavo, 8 magistrati e 22 anni di inchieste. Non dico che è un record, ma è impressionante, anche perché poi non si è arrivati sostanzialmente a nulla, malgrado tutto questo numero di persone. Ci troviamo di fronte a un duplice delitto che è avvenuto 40 anni fa, e se ancora tante persone sono impegnate, come adesso ci ha appena ricordato Antonella, come voi siete presenti, è perché appunto c'è qualcosa di speciale. Allora, io lo dico in modo probabilmente rude, però proverò a spiegarmi. Ci ricordiamo di Fausto Iaio per la loro anonimità. Provo a dirlo invece meglio adesso. Potevamo essere, ciascuno di noi poteva essere Fausto e Iaio, perché in qualche modo anche, poi dopo ovviamente sia Saverio sia Gigi mi possono correggere, ma credo che anche loro nel libro dicano sostanzialmente che poteva capitare a chiunque fosse vestito in un certo modo, ascoltasse un certo tipo di musica a Leoncavallo, ascoltasse Radio Popolare, poteva capitare anche appunto a qualcuno di noi. Ecco, io mi rendo conto che questa motivazione può non far piacere, perché abbiamo bisogno, no, di volare un po' più alto, di pensare che ci sia qualcosa di eroico. Invece purtroppo forse non c'è niente di eroico in questa vicenda, ma questa non la rende meno drammatica o al contrario, perché sapere che c'è stato un periodo in cui si poteva morire perché così, scelti nel gruppo, fa ancora più impressione. C'entra poco il dossier, quello sullo spaccio di eroina e le connivenze con i fascisti e con pezzi importanti naturalmente anche della malavita, c'entra poco. C'entra ancor meno il nascondiglio, forse più prezioso delle Brigate Rosse, perché Monte Nevoso, ricordiamoci che è il luogo dove è stato trovato poi il memoriale, quello vero, tra virgolette, di Aldo e Moro. In realtà non dico che le Brigate Rosse non c'entrino nulla, e nel libro questo viene spiegato. Le Brigate Rosse, lo sappiamo bene, due giorni prima dell'uccisione di Fausto Iaio fecero il gesto più, come dire, che fece toccare l'apice dal punto di vista proprio della potenza militare e poi vabbè, anche in qualche modo anche politica. E dunque in qualche modo questa è la tesi che ha fatto bene Renato Sardi a leggere, c'è nel libro. Doveva servire questo duplice omicidio ad alzare ulteriormente la tensione che era già al limite, proprio a causa dell'uccisione della scorta e del rapimento di Aldo Moro, e se non è accaduto ancora una volta è perché c'è stata questa prova di forza dei manifestanti. Io mi ricordo un editoriale che ci fu il giorno stesso dei funerali di Fausto Iaio di Radio Popolare, dove allora adesso farà un po' ridere per chi lo conosce il suo, poi come è andato avanti, ma Michele Cucuzza fece questo editoriale in cui disse: c'era più gente ai funerali di Fausto Iaio che i giorni prima per Aldo Moro. Perché? Perché li riconoscevamo come nostri. Ed è un elemento che a me ha segnato, perché resta veramente, come dire, una sorta di spiegazione politica anche di quello che è accaduto. Io però finisco qua, perché voi siete venuti giustamente a sentire quello che hanno da raccontare poi gli autori di questo libro. Parto da chi? Da Gigi Mariani, ok. Ma non si dice così. Dall'avvocato Mariani. Allora, partiamo da questa domanda. Il piano, tutto sommato, così come l'abbiamo raccontato, è semplice. Io vado lì, sparo nel mucchio a due compagni, spero di alzare la tensione.
E poi voi stessi nel libro dite che una regia, un pensiero intorno a questa tattica doveva essere decisamente più elevata del gruppo di Prati, no? Come veniva chiamata la banda dei fascisti che probabilmente, molto probabilmente ha sparato. Beh, se vogliamo capire cosa è successo a Fausto Iaio, dobbiamo contestualizzare questo omicidio con questo Moro, se no non si capisce. Il tentativo fatto dalla Questura di Milano di minimizzare questa vicenda, perché il capo di gabinetto della Questura, Bessone, con immediatezza dice questo è stato uno scontro fra opposti estremismi oppure è un regolamento di conti fra spacciatori. Allora, questo ha sicuramente condizionato le indagini, perché chi se ne è occupato, il dottor Armando Spataro, peraltro è il primo che se ne è occupato, e ha lavorato con grande coscienza, però evidentemente condizionato dagli apporti che la polizia giudiziaria gli dava. Ha setacciato tutto l'ambiente del Casoretto, del Parco Lambro, dei collegamenti tra fascisti e spacciatori, ma non era lì il problema. Ma come si può pensare che in una città, in un paese militarizzato, dove erano presenti 90.000 uomini di tutte le armi, dove sono state identificate 3 milioni e oltre di persone, dove sono state fatte 6 milioni di perquisizioni, come è pensabile che 3 giovanotti criminali partono da Roma, peraltro avendo alle spalle un curriculum di tutto rispetto a livello criminale, perché ne avevano fatti più di Bertoldo, prendono, partono, vengono a Milano, ammazzano e poi se ne vanno a Cremona, perché è la via di fuga, che c'è la zia, questa zia non ho voluto scrivere chi era, ma certamente non era una signora molto ragguardevole, perché aveva un passato di prostituta, no? Quindi abituata evidentemente a giocare con vari elementi. Ecco, e noi abbiamo quindi una situazione dove il magistrato setaccia ma non trova nulla. Come viene fuori questa storia? Viene fuori per caso a Roma un anno dopo. Se non ci fosse stato quell'episodio di cui adesso vi parlerò, non avremmo mai scoperto la verità su Fausto Iaio. Nel luglio del 1979, due ragazzi studenti che ritornano al sud a casa loro dopo aver fatto un giro in Toscana, eccetera, eccetera, arrivano a Roma, devono prendere il treno, trovano due persone che dice: voi siete dei compagni? Noi siamo dei compagni. Dove state andando? Per andare a casa potete tornare anche dopo. La cosa importante è che se volete stare un po' ancora a Roma, venite che noi andiamo a una festa di un compagno, di un amico, di un compagno. E vanno. Quando arrivano in una strada buia, i due sedicenti compagni dicono: no, non siamo compagni, siamo fascisti, adesso vi meniamo. Prendono delle bottigliette di birra rotte e ne fanno di ogni. E questi due poveri disgraziati si salvano solo perché urlano aiuto, aiuto, intervengono gli abitanti dei dintorni, li mandano all'ospedale, 30 giorni di prognosi, che non è uno scherzo. Nel libro sono indicate anche le lesioni subite perché caratterizzano una ferocia. Non è soltanto che ti do una pugnalata, è infierire sul corpo, perché questo era l'atteggiamento di fondo. L'atteggiamento di fondo è: dagli al compagno, ammazziamo il comunista. No?
la polizia fa vedere a uno dei due, Mandrone, fa vedere delle fotografie di estremisti di destra che frequentano questa zona. È descritto in tutta la storia che ha narrato Suinare, eccetera. Mandrone riconosce in queste 10 fotografie chi l'ha picchiato. Si chiama Mario Corsi. Allora la polizia fa un'immediata perquisizione a casa di Mario Corsi. A casa di Mario Corsi, in un modo assolutamente stravagante, aprono un cassetto e cosa trovano? Le fotografie di Fausto Iaio, le fotografie dei funerali di Fausto Iaio. Ma c'è dell'altro, c'è un documento importantissimo che è una lettera che scrive un altro fascista di Cremona, Zeli Spini, no? Spotti Zeli. Dove si capisce chiaramente che c'è un intreccio fascista e un collegamento tra i fascisti di Roma e i fascisti di Cremona. Cosa vogliono i fascisti di Roma? I fascisti di Roma vogliono costruire una sorta di organizzazione politico-militare come le Brigate Rosse fare le Brigate Nere nella zona lì. Ecco, questo è il punto. Allora, Mario Corsi chiede al Spotti Zeli, vedi di infiltrarti nell'autonomia operaia locale, e soprattutto vedi di procurarmi della dinamite che mi serve, noi non la troviamo, nei cantieri del Bresciano si trova, me la fai avere in modo tale che noi facciamo attentati terroristici. Questo è sostanzialmente l'impianto. Poi c'è una cosa curiosa che mette un'ombra in più di quelle che ancora ci sono. Mentre i poliziotti stanno facendo, c'è un'intercettazione telefonica tra la mamma di Mario Corsi e la fidanzata di Mario Corsi, dalla quale si apprende che la mamma dice, sai, quelli che sono venuti, i poliziotti, sono proprio dei bravi padri di famiglia, pensa che mi hanno tirato giù e stracciato tutti i manifesti che c'erano nella stanza di Mario, e poi mi hanno stracciato tutta una serie di lettere che hanno detto che erano pericolose e se ne sono andati. Quando questo verbale, che voi troverete allegato al libro, viene riferito al giudice, la storia si chiude dicendo quelli che hanno fatto la perquisizione negano, non è mai successo niente di tutto ciò, punto e basta. E allora, per non stancare troppo, adesso passo un po' la parola a Saverio, perché se no la facciamo troppo lunga. Io direi che l'epicentro di tutta questa cosa che è successa è Cremona. E poi più in là magari vi spieghiamo anche perché. Grazie Mariani. Stessa